Doppio colpo in casa Juventus, doppio arrivo in casa Juventus. Andiamo a sviluppare il tutto qui su FCM News Sport perché c'è tanto di cui parlare, perché ci sono tante novità da riportare qui sul canale che, come sempre, vi ricordo è uno dei pochi su questa piattaforma a tenervi aggiornati tutto il giorno, tutti i giorni sulle vicende della Juventus, ma anche sulle altre squadre in maniera totalmente gratuita. Vi basta iscrivervi al canale e lasciare like ai contenuti. Diteci la vostra, c'è la campanella delle notifiche per essere aggiornati. Siamo da poco arrivati a quota 59.000 iscritti, quindi che grazie, grazie davvero di cuore, perché è un supporto che ci dà la spinta per fare sempre meglio. Quindi tutto lo staff di FCM New Sport vi ringrazia per questo grande, grande obiettivo. Andiamo diretti verso quella che è la notizia, perché si parla di doppio colpo Juventus. Partiamo dal primo e poi arriviamo al secondo, quindi seguite il video in tutta la sua interezza. Perché? E in questo momento la Juventus sembra essere praticamente ad un passo, o meglio, sarebbe quasi tutto trovato, l'accordo totale trovato tra la Juventus e l'Aston Villa per poter portare alla continassa Douglas Luiz. L'abbiamo detto tante volte, un giocatore vicinissimo alla Juventus, un giocatore che avrebbe trovato l'accordo con la Juve. Il suo agente Gyorab Chan è stato in Italia per poter parlare di altre trattative, tra cui quella di Zirkzee con il Milan, anche con la Juve, ha portato anche un giocatore al Monza, insomma si è mosso su tanti tavoli e ha portato anche questo tipo di soluzione. Occhio, perché il centrocampista brasiliano è un giocatore che va a completare perfettamente la rosa, è un'operazione che si deve incastrare, nel senso che molti mi dicono: ma perché ancora non viene ufficializzato, ma perché tutti gli altri ufficializzano la Juventus? No, soprattutto se tutti dicono che è già fatta, perché ancora non vediamo nero su bianco il comunicato che porta la firma del brasiliano alla Juventus? Semplicemente perché è un accordo che prevede l'inserimento e l'incastro di tre giocatori, con Douglas Luiz che va alla Juve e con altre due, ossia Ealing Junior e McKennie, che si trasferiscono proprio in Inghilterra, direttamente in Premier League all'Aston Villa, per potersi giocare proprio le loro carte all'Aston Villa come contropartite tecniche, più una parte in denaro a favore dell'Aston Villa di 18 milioni di euro. Ho detto più volte anche che questa è un'operazione fatta in modo da poter in qualche modo risanare il bilancio dell'Aston Villa, che in virtù del discorso fair play finanziario della Premier League deve rientrare in determinati parametri economici entro il 30 giugno 2024. Quindi la fretta e la necessità di chiudere l'accordo è per entrambe le parti. Ma attenzione, perché non è finita qua. Perché, mi direte voi? Quando vi ho detto poc'anzi che c'è un doppio colpo, è la verità, ma quando vi ho detto che l'operazione si deve incastrare bene, non è solo perché ci sono queste tre parti, e quindi Aston Villa e Juventus come club, ma anche i tre giocatori, McKennie, Ealing e Douglas Luiz. Ma forse ce n'è anche un quarto di colpo interessante, perché l'arrivo di Douglas Luiz alla Juventus può fortificare il centrocampo Juve, ma anche fortificare il comparto femminile, la Juventus Woman, perché sappiamo bene che la Juventus, alla Juventus insieme a Douglas Luiz potrebbe arrivare un'altra calciatrice, ossia Alicia Lehmann, attaccante, classe 1999, anche lei in forza con l'Aston Villa. Lo sapete benissimo, è la compagna di Douglas Luiz. Potrebbe esserci dunque un doppio colpo di mercato, ma andiamo più in profondità, perché qualcuno mi dirà: ma il calcio femminile io lo seguo poco, bla bla bla. E no, perché qui c'è un qualcosa che va al di là. Qualcuno sta paragonando il possibile acquisto di Alicia Lehmann alla Juventus come l'arrivo ai tempi nel luglio 2018 di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Voi direte: ma come, paragoni l'arrivo di Ronaldo alla Juve con quello di Alicia Lehmann? Beh, evidentemente sì, perché stiamo parlando di una ragazza che ha più di 16 milioni di follower sulle varie piattaforme. E la Svizzera più seguita sui social, è un'attaccante svizzera seguita in maniera esorbitante sui social, davanti anche a Roger Federer, ed è un colpo effettivamente alla Cristiano Ronaldo. Cioè lei ha più follower di Federer, non uno qualunque esattamente, proprio in Svizzera. È una calciatrice seguitissima. E nelle fasi di negoziazione, la trattativa che avrebbe portato Douglas Luiz alla Juventus, intermediari di Douglas Luiz hanno prospettato questa soluzione, cioè Douglas Luiz viene a Torino. Ma che ne pensate di prendere, oltre
che è il ragazzo, anche la compagna, perché appunto questa ragazza, la Lehmann, è la fidanzata di Douglas Luiz. Ed è un profilo che serve per rinforzare la squadra, e su questo ci siamo, ma soprattutto per dare una botta forte a livello social alla Juventus 1 e alla Juventus Woman. Cioè alla Juventus in primis, in generale come brand, ma anche alla Juventus Woman. Perché quando vi parlo di un calcio che non è solo calcio, 11 ragazzi che scendono in campo contro altri 11 ragazzi che scendono in campo per vincere una partita, non è solo quello. C'è dietro un mondo, uno scenario clamoroso che si apre, anche da un punto di vista social. Ed è attenzione, c'è un altro aspetto, che il profilo di Alicia Lehmann qualche mese fa ha annunciato che sarà trainante per vari progetti. Per esempio, il profilo di questa ragazza avrà l'obiettivo di raccontare sulle varie piattaforme lo sviluppo del calcio femminile. Il suo acquisto nel mondo Juventus a livello social potrebbe avere un impatto davvero clamoroso. E quindi la Juventus potrebbe avere un rinforzo, sicuramente da un punto di vista di organico per la Juventus Woman, ma soprattutto da un punto di vista social potrebbe essere veramente un colpo clamoroso per la Juventus, paragonabile, diciamo, con le dovute proporzioni a quello che fu Ronaldo Juve, che ai tempi, come vi ho detto più e più volte, serviva sì sicuramente per vincere la Champions League, per portare un calciatore di livello, perché era un'occasione più unica che rara calcisticamente parlando, ma la Juventus un buon 30-40% ha affiutato il colpo Ronaldo anche per anche e soprattutto per questioni economiche, perché lo sviluppo del brand, che da poco aveva cambiato il logo, quindi sempre nell'ottica di un brand che deve evolversi verso da squadra di calcio a brand a tutti gli effetti, ti porta a prendere Ronaldo anche per tanto altro, per essere la squadra più seguita al mondo. Ecco che ai tempi venne fatta questa scelta con Ronaldo per la prima squadra. Oggi viene fatta questa scelta con Alicia Lehmann per la Juventus Woman. Ed è un progetto che va avanti in maniera molto interessante. Quello che ci interessa però maggiormente, diciamoci la verità senza troppi giri di parole, è l'arrivo di Douglas Luiz. Quello per la prima squadra non è un acquisto di un giocatore iper conosciuto, anzi, beh, è un giocatore che sarebbe di una duttilità e di un'utilità francamente disarmante. Cioè io continuo a credere che nel momento in cui viene confermato questo affare ufficialmente, quindi nero su bianco, la Juventus da McKennie e Ealing per Douglas Luiz, stiamo a 18 milioni, stiamo di fronte a un'operazione geniale, davvero geniale, che porterebbe a una Juventus che si rinforza tantissimo, secondo me tantissimo. Se più in tutto questo ci aggiungiamo anche un'operazione di questo genere, ossia quello di una ragazza che va a ampliare ancora di più il mondo social della Juventus e anche in qualche modo a migliorare quella che è la rosa della Juventus Woman, beh, questo rende il tutto ancora più interessante.